pura fibra italiana. Zio, sei cringe, cioè basta, però fai ridere. Ridere. Neanche il tempo di tornare da Lucca, che già c'è gente che scassa i glitch per i V-Bucks di Farris. Uno youtuber mi ha dissato. Dico youtuber perché secondo me uno che è uno youtuber è uno che lavora con YouTube e vive di YouTube. Comunque è chiaro che non dico il suo nome, con l'intento di non mandare haters e soprattutto di non dare visibilità a una persona così. Ma tanto so già che ci penseranno i deficienti nei commenti, quindi comunque è uguale. Mi ero scordato il cappello, quindi facciamo finta che voi non vi siete accorti che fino ad ora non l'avevo. Chiaramente, prima di andare a vedere cosa ha detto questo youtuber, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per diventare dei connessionati super purissimi, con una connessione che spacca, e soprattutto di supportarmi nello shop col codice supporto a un creatore OctiPFI. Altrimenti, voi lo sapete già, Farris verrà questa notte a trovarvi per farvi vedere un bel glitch per i V-Bucks. Ma ora via il cappello e fuori l'uccello e andiamo al video. Pura fibra italiana, l'avete letto dall'incipit, non so, probabilmente vi manderà uno strike, ma non mi interessa. Partiamo dal fatto che lui nel video mi chiama King del soft e già qua mette la mia predominanza da re. Sono il king di questa serie di video, che era un po' il mio obiettivo, quindi sono contento. E non sono contento solo di questo, ma anche del fatto che teme di ricevere uno strike da me, quindi sa che sono uno potente e che prende azione. Ma nah, tranquillo, lo strike non glielo mando. Credo che ognuno sia libero di esprimersi in questa piattaforma, dicendo sia cose positive che negative. Dopotutto è anche compito di chi ascolta capire o non capire le cose che uno dice e crederci o non crederci. E se mi farà un video risposta a questo video, gli risponderò solo se questo video ha fatto sopra le 100.000 views, perché altrimenti non ho tempo da perdere. Comunque andiamo subito a vedere cosa dice sto essere di me. Volevo solamente farvi aprire gli occhi su come questa persona è diventato conosciuto, tra virgolette. Voleva farci aprire gli occhi su come io sono diventato conosciuto, ve lo dico io. Portavo Fortnite quando non lo portava nessuno. Il mio primo video di Fortnite risulta ancora un anno fa. Questo era il ragazzo con cui facevo i video al tempo, che ora non fa più YouTube. Ed è un video del 10 novembre 2017, come potete vedere sopra di me. E abbiamo portato vari video da allora, finché un giorno non iniziai comunque a fare i video top di Fortnite, partendo da verrai bannato da Fortnite, poi i migliori 5 posti dove atterrare, i 10 tipi di personaggio, e come vedete da allora sono diventato conosciuto, perché se vedete i video che facevo fino allora, 500 views, 2000, 500, 700, 500, dopodiché 1,1 milioni, 356, 241, 418.000, a volte ok andavano ancora un po' malino, 293.000, 388.000, 56.000, cioè capite, da allora sono diventato conosciuto comunque grazie a video di Fortnite, per lo più dal 2 gennaio 2018 diciamo che è iniziata la mia vera e propria carriera qui su YouTube. Ma ascoltiamo quello che ha lui da dire. Vi dico solamente perché mi cringe a vedere i suoi video, a parte che mi sono usciti i nom tra i consigliati un bordello di volte, ma andiamo a analizzare il perché. Vi dico perché mi cringe a vedere i suoi video di Fortnite. Ma avvicinati, ti dico un segreto: basta non guardarli. E ti do un altro consiglio che probabilmente sicuramente non sapevi. Quando YouTube ti propone un video nella home, ci sono i tre puntini vicini. Clic destro sui tre puntini, o clicca sui tre puntini, clicca su non mi interessa, così l'algoritmo di YouTube non ti farà più trovare video miei o te ne farà trovare sempre di meno, perché a quanto pare non lo sapevi. Innanzitutto, tutte le copertine dei suoi video più popolari, dal primo all'ultimo, se andate a cercare, è così come vi sto dicendo, se andate a vedere tutti i video popolari dal primo all'ultimo hanno in copertina sesso. Comunque andiamo a vedere se è vero quello che sta dicendo, andiamo a vedere. Andiamo su ordina per i più popolari, vediamo se i miei video più popolari sono come dice lui. Ah, ma io vedo qua 24 video, di cui solo uno è come dice lui. Ma come? Ma i miei video più popolari? Ma scusa un attimo, ma no, lui aveva detto diversamente però. Se andate a cercare, è così come vi sto dicendo. Vabbè, ma è palese che spari stronzate. Su 24 video più popolari, uno c'ha la copertina. Zio, sei cringe, cioè basta, non è che dicendo la parola sesso attiri i bambini, cioè forse è così. Zio, sei cringe e basta. Ma come si permette questo? Siamo su una piattaforma libera dove ognuno ha la possibilità di caricare ciò che gli pare finché sono seguite le norme della community. Non è che dicendo la parola sesso attiri i bambini. Beh, in realtà sì, ho attirato te. Comunque, invece sì, e attiro anche te. Quindi due piccioni con una fava. Però fai ridere.
fai ridere. Allora sto facendo bene il mio lavoro, intrattenere e fare ridere. È proprio il mio obiettivo, far ridere. Grazie che me lo stai dicendo, grazie del fatto che faccio ridere. Lo so, è il mio obiettivo. È sempre meglio quando si racconta una storia renderla un po' divertente e più intrattenitiva. Faccio ridere, sono contento. Però ogni qualvolta qualcuno si permette di commentare i miei contenuti, è giusto che io vada a dare un'occhiata ai suoi per poter prendere spunto da lui e imparare dal contenuto che porta lui. Chiaramente copro tutti i titoli, così non do visibilità a questa gente qua. Ma vi dico la serie dei titoli dei suoi video, che dalle copertine potete ben capire che sono proprio quelli. Pensate ancora che X sia il migliore? Hashtag Bibonotami? Nessuno cliccherà su questo video. Questo video vi farà schifo, ma io lo carico lo stesso. Non merito di entrare in nessun team. È il classico malato di competitive, che però è scarso, perché se fosse veramente, veramente forte, sarebbe già a competere per qualche team. Sicuramente lo avrebbero già notato, sicuramente si sarebbe già fatto strada. E non sarebbe a fare sti video in cerca di team e di attenzioni, perché quelli veramente forti vanno a vincere la World Cup, come Buga, che non penso che voi conoscevate prima. Eppure si è fatto strada grazie alle competizioni di Fortnite e adesso è conosciuto. Se siete veramente forti, fidatevi che ciò che vi spetta vi arriverà. E non è sicuramente facendo un video chiamato hashtag Bibonotami che farete strada. Ma tutto ciò ci fa capire una cosa, che il tuo canale, bro, non porta contenuto. Il tuo canale non porta proprio niente. Ora però voglio rispondere a una critica che viene mossa nei confronti di questi miei video, ossia le storie sono finte. Allora, me lo scrivono tantissimi e io voglio rispondere semplicemente che le storie non sono finte e che non ho bisogno di dimostrarlo, perché semplicemente se fossero finte mi inventerai cose mille volte migliori rispetto a quelle che ci sono nei video, che sono cose alla mano. E soprattutto non posso fornirvi elementi per validificare la veridicità di queste storie, nel senso che non è che posso darvi il nome della ragazza o farvi vedere le foto, perché io le foto le ho, i nomi delle ragazze è ovvio che li ho. Il problema, sapete qual è? Che mi arriva una denuncia che me la ricordo. Non è che posso dire: ragazzi, io mi trombavo questa, tenete il nome, guardate. No, non funziona così. Dovrei chiedere il permesso, ma nessuna mi darebbe il permesso per fare un video col suo nome che si chiama "lei mi ha dato una pompa del nonno in macchina". No, è palese. Però chiaramente magari qualche altro youtuber sa che le storie sono vere, perché invece qualche altro youtuber è ovvio che gli dico il nome della tipa e eccetera. Comunque, già che ci sono, anche per arrivare a 10 minuti devo spiegarvi le tre cose che mi portano a fare questo tipo di video. Primo, perché vi piacciono i fan views, è inutile negarlo. Essere youtuber, ossia lavorare con YouTube, comprende il fatto che io debba sostenermi dai video, quindi di conseguenza monetizzare i video, quindi di conseguenza arrivare a 10 minuti per mettere più pubblicità rispetto a quelli in meno di 10 minuti che te ne fanno mettere magari solo una. E comprende il fatto che per fare soldi dai video devi fare tante views. Perciò io devo fare dei video che a voi piacciono, perché se faccio solo video che piacciono a me non va bene, perché se non faccio views non va bene. Se faccio una cosa che piace a me, che piace a voi, è perfetto, perché ci sono tante views, di conseguenza tanto sostenimento per il mio lavoro, di conseguenza continuo col mio lavoro. Secondo, perché sono video che intrattengono e fanno ridere, e fanno ridere me, fanno ridere voi e fanno ridere i miei amici che se li guardano tutti. Amici della mia età che hanno 20 anni, così come amici di 10 anni, così come amici di 15 anni. Fanno ridere tutti, ci sono miei amici ventenni che si guardano questa serie di video perché gli fa ridere, e soprattutto perché la maggior parte di loro sa anche chi sono le ragazze di cui parlo, quindi è anche, fa anche ridere. Ma la terza e ultima motivazione, ed è quella più importante, è perché io voglio insegnare qualcosa. Ed è facile dire: vabbè, ma lo dici tanto per dire. E invece io c'ho anche le prove. Come vedete, vi sto muovendo la chat in modo da farvi capire che non è tutto preparato, ma che sono messaggi veri che sono lì. Mi diverto e ammiro molto il tuo modo di pensare, perché mi trovo in molte cose. Non fai live per bambini, insegni molto e un giorno se ne renderanno conto. E io gli ho raccontato una cosa della mia vita. Da piccolo facevo parte di un gruppo chiamato Faro. Faro come colui che illumina la strada ai più inesperti, farò come tutte le azioni che compierò nella mia vita. Ora su YouTube aiuto coloro che hanno voglia di ascoltare, avere una controparte femminile, vabbè, poi qua ho parlato con lei. Il discorso, ragazzi, è proprio questo. Questo tipo di video vi aiuta perché insegna qualcosa nel mentre che si racconta una storia, che è il mio obiettivo principale. Io ho letto un libro, long story short, un libro bellissimo che parla di storytelling, ossia dell'arte di raccontare storie. E io penso che le storie siano uno strumento potentissimo, perché, come dice il libro, riescono a racchiudere in qualcosa di intrattenitivo un messaggio
magari anche non esplicito, molto importante. Io quando vi racconto queste storie cerco sempre di darvi qualche consiglio, di darvi qualche aiuto, di darvi una mano, perché se io faccio il video consigli su come rimorchiare una tipa, ve lo dico già, non fa visual, e lo so perché l'ho già fatto. Mentre se io faccio un video storia dove racconto come io ho rimorchiato una tipa, come ho sbagliato e cosa ho fatto giusto, funziona molto di più, a voi interessa di più, uno perché riguarda me, due perché ascoltate una storia interessante e che vi dà degli insegnamenti. E quello è il mio obiettivo. Quando faccio queste storie, in qualsiasi video c'è sempre un consiglio, sempre. Io faccio dei video che sono magari più superficiali, dove parlo di top di Fortnite, delle migliori skin, delle skin peggiori, dei glitch, eccetera. Chiaramente sono uno youtuber anche di Fortnite, ma faccio anche delle storie che vi insegnano qualcosa, come ho spiegato in un video di qualche mese fa. Perché io mi ricordo che quando ero alle medie, quando ero alle superiori, mi sarebbe tanto piaciuto avere l'insegnamento di qualcuno abbastanza più grande, di qualcuno più esperto di me, di qualcuno che c'è passato in delle cose. Non dico che sono un uomo vissuto, ma sicuramente sono più vissuto di te che hai 13 anni, voglio dire. Quindi comunque lo scopo di questi video è dare un messaggio, dare un insegnamento, che è un insegnamento racchiuso in una storiella divertente della mia vita, un'esperienza della mia vita che io sto raccontando. E tutta la gente fa: ma dai, ma fai video di sesso, fai... No, non lo voglio fare. Potrei fare i video di sesso dalla mattina alla sera, ma uno, prima o poi finirei le storie, quindi non posso farli uno dopo l'altro. Due, preferisco che questi video siano fatti un po' più con cura. Tre, non è l'unico tipo di contenuto che voglio portare sul mio canale. E siccome il canale è mio e faccio quel cazzo che mi pare, lo faccio. Comunque ammetto che dissato non è proprio il termine giusto, perché alla fine non mi ha mancato di rispetto, se non nella fase dove dice: oh, ma basta, sei cringe, bla bla. Questi pareri inutili tienili per te, che sono inutili come i contenuti del tuo canale.